Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 8 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Chi la fa l'aspetti? Chi la fa l'aspetti, afferma un proverbio, quanto mai calzante rispetto agli astri del giorno, la luna opposta a Nettuno nel vostro segno e quest'ultimo smaccatamente ostile a Marte, urticante in quadratura. Di energia per battagliare e conquistarvi un vostro spazio ne avete da vendere, ma la vostra stessa sfiducia vi rema contro. A furia di dubitare degli altri, partner in prima fila, perderete confidenza anche in voi stessi. Casa sottosopra e famiglia bellicosa, se poi vi date all'arte culinaria, tenete sotto mano Garza e Cerotti, l'idea di emulare Muzio Scevola non è del tutto nuova. Sorpresa per i cuori solitari. L'amico irreprensibile mostra un lato nascosto esplosivo e seducente. È un uomo in vista, decisamente autoritario e severo, particolarmente attento alla sostanza. Un uomo in divisa, un uomo che ha autorità. È un professionista, come un medico, un avvocato, un giudice, o che per motivo del suo lavoro indossa una qualunque divisa. È il marito, il fidanzato, il padre severo, l'amico intransigente. Fondamentalmente prospetta un riordinamento nella propria vita e una più severa rivalutazione dell'amore. Meglio essere cacciatori che preda, ma se vi capita di essere quest'ultima non recriminate eccessivamente. In fondo ha il suo lato positivo, la preda corre sempre davanti al proprio cacciatore. Mettete pure tutte le energie e l'impegno a ripulire il vostro cuore sgombrandolo da ricordi e macerie del passato. Il nuovo avanza e potrebbe sorprendervi a partire da oggi. Non state sempre a recriminare per i torti subiti e a enumerarli, soprattutto se avete un partner, piuttosto cercate di trovare nuovi stimoli per costruire un futuro diverso. Oggi l'amore gioca a nascondino, particolarmente per i single la situazione non volge proprio verso il brillante. Meglio le coppie di lunga durata che potranno contare su un affiatamento collaudato. Piacevoli i contatti con i vicini e i parenti. Bene spostamenti e viaggi. Situazioni si muoveranno a tuo favore. Affidati a un L' intuito. Soldi o regalo in arrivo per i nati del lunedì. Oggi prudenza nelle decisioni, prendete del tempo e rendetevi conto che presto potrebbero arrivare notizie inattese in grado di capovolgere scenari e renderli interessanti. Bene ciò che farai di nascosto. Possibile vincita al gioco. Buon umore. Cerca di non spendere troppo. Un incontro entusiasmante in serata. I nati di giovedì mattina potrebbero vedere ritornare all'ovile una vecchia fiamma, non fidatevi subito però. Se siete tra problemi dai quali vi sembra difficile uscirne, sappiate che oggi avrete delle occasioni d'oro per poter risolverne almeno una parte. Giove è in transito favorevole. Ci sono persone che oggi avranno bisogno del vostro intervento, quantomeno un sostegno morale. Passate più tempo possibile, oggi, con la vostra famiglia, poiché il vostro congiunto e nel caso anche i figli, hanno bisogno di sapervi accanto, e solo voi potete dargli la necessaria tranquillità e senso di armonia. Se siete già o ancora a lavoro invece, avrete comunque una marcia in più, che vi permetterà di non soffrire il caldo, né di invidiare coloro che non ci sono, poiché avete grandi piani da realizzare. Dovete portare avanti il vostro progetto con decisione, anche perché non avete tempo per tornare indietro. Prospetto astrale gratificato dalla presenza di Venere, vostro nome tutelare, che è ospitata nel vostro segno, specie se siete nati nella prima decade. È la dimensione emotiva, ricettiva, sensibile dell'esistenza a farsi spazio e a far sentire la sua voce a partire da quest'oggi. La giornata è positiva per la vita familiare, consentendovi di muovervi in modo agevole in ogni direzione. Molto coinvolgenti, positivi, dinamici, i rapporti con le figlie e i figli, le sorelle e i fratelli. In questa giornata avrai voglia di scherzare con tutte le persone che ti circondano. In ambito lavorativo, criticherai ironicamente i difetti dei colleghi. In ambito affettivo, stuzzicherai la partner sui suoi difetti. Un consiglio, non prendertela se saltano fuori i tuoi.
Avete tempo per prendervi qualche soddisfazione e per dedicarvi a qualcosa che vi piace veramente in questa giornata. Non lasciate che qualcuno possa distrarvi o che vi possa rubare lo spazio. Avete delle ottime idee e non c'è alcuna ragione per non prendervi anche qualche rivincita su chi vi ha sempre ostacolato, soprattutto se chi vi ha ostacolato sono i vostri familiari. Mercoledì battagliero, in coppia e in famiglia oggi non c'è tregua, sotto tiro del pianeta del giorno, Marte, che bisticcia con la luna opposta al vostro segno. Caratteri diversi tra voi e il partner, lui organizzato, preciso, metodico, un po' rompiscatole, voi creativi, pasticcioni, svagati, adorabili, ma da gestire come ragazzini. Amore ed Eros. Partner peggio di un investigatore, davanti al suo sguardo a raggi X vi sentite perennemente indagati, colti con le dita nella marmellata. Frizioni familiari e continui scontri di opinione, se poi anche mammina e suocera ci mettono lo zampino, si salvi chi può. Cari pesci, molti di voi durante la giornata di oggi dovrebbero alleggerirsi di un fardello oppure levarsi un sassolino dalla scarpa che li tormenta da tempo. Fatelo con coraggio e fiducia. Chi vi vuole bene vi capirà e seguirà. Si prospettano situazioni molto positive, soprattutto per chi di voi brama una vera stabilità sentimentale. Momento favorevole anche per le giovani coppie, un po' di stasi per quelle di lunga durata. Mercurio e Venere, ancora pienamente positivi per il vostro segno, le due forze comunicative per eccellenza dell'unione sentimentale, sono in posizione stimolante e ben disposte. E l'amore può prendere il volo, se solo vi abbandonerete alle sue ali. Molto favorite le relazioni che abbiano da poco cominciato il loro percorso, giocate poi sulla nota del romanticismo, in ogni caso, anche tutte le altre relazioni che navighino da tempo in acque tranquille. Lavoro e denaro. Un grande affare ovunque, a casa, in azienda, nelle vostre questioni personali. Per stare a galla vi tocca sgambare da mattina a sera, risolvendo piccoli problemi e creando i contatti necessari per un affare imperdibile. Una giornata eccezionale con grande movimento nelle entrate e nelle uscite. Dovrete fare scelte importanti per il futuro, perché il cielo vi offrirà occasioni per far molti soldi. Impostate il vostro lavoro di oggi con grande pazienza e nello stesso tempo rigore. Un aspetto dissonante può disturbarvi un poco creandovi contrattempi, specie se avete a che fare con oggetti e questioni di tipo informatico, come computer e telefoni cellulari. Niente di grave, con calma e razionalità riuscirete a procedere spediti verso un esito soddisfacente. Benessere. Tensioni addominali, acidità, bruciori. Ma la lista si potrebbe allungare. Ritagliatevi un modo per dedicare del tempo soltanto al vostro benessere. Prendete un buon libro, la vostra musica preferita e rilassatevi. Non c'è bisogno di uscire, è sufficiente ritagliarsi un'ora di pace a casa. Per lei, l'idea di una rivale stampata in mente vi rende velenose come vipere in primavera, magari lui è davvero quel giuggerellone che vuol farvi credere, ma se stesse bluffando? Non c'è problema, ben nascosto c'è già un sostituto, tenuto abilmente in caldo. Per lui, anche se il lavoro vi tiene inchiodati alla sedia per tutto il giorno, la sera non vi abbioccate sul divano, portate avanti le vostre passioni e scoprite interessi culturali con letture e dibattiti. Colore delle emozioni, blu notte. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.